adesso vediamo per intanto due risultati. Prima facciamo il limite sulla, della funzione composta e lo applichiamo poi come corollario al fatto che la composizione di una funzione continua è continua. E poi andiamo a vedere alcune funzioni che se non sono continue poco ci manca, cioè le funzioni monotone, che possono non essere continue, però possono avere soltanto, diciamo, comportarsi male solo in un certo modo. E adesso vediamo. Allora, prima teorema. Limite funzione composta. Ora ripeto, non tutto quello che diciamo si può fare sugli spazi metrici. Per esempio, se le funzioni sono da uno spazio metrico a valori in R, allora si possono ancora fare i limiti su somma, prodotto e rapporto, perché i valori delle funzioni stanno in R, in R si possono fare somma, prodotto e rapporto. Ma se io ho una funzione tra due spazi metrici, due funzioni e so che sono continue, non posso dire che la somma è continua in generale, se lo spazio di arrivo non ha la struttura di somma, come faccio? Quindi bisogna stare attenti. Io però vi ho fatto vedere che molto spesso molte delle definizioni che diamo nei casi particolari, qualche volta la definizione l'ho anche data nel caso generale. In questo caso l'enunciato di questo teorema e la dimostrazione è uno dei pochissimi casi che voglio farlo nel caso generale. Per quale motivo? Il ragionamento è esattamente lo stesso, anzi secondo me si capisce meglio se si ragiona su spazi metrici. Allora, la situazione è questa qui. Io ho F, ho tre spazi metrici, X con la sua distanza, Y con la sua distanza e Z con la sua distanza. Poi ho una F che va da X a valori in Y e poi ho una G che va da Y a valori in Y. In generale qui ci vuole una condizione, qui automaticamente soddisfatta, bisogna che f di x, cioè l'immagine del dominio di f, deve essere contenuta nel dominio di g. Se scrivo così è automatico, perché f di x è contenuto in x e g define su tutto x. Però io questa qui è una regola che chiamo regola dell'imbuto. Allora, se io disegno gli insiemi, la F ha questa immagine, vedete l'imbuto? L'uscita del primo imbuto deve andare dentro il secondo imbuto, perché sennò non posso fare la composizione. Se l'acqua va fuori, quindi in questa situazione io chiamo G composto F la funzione definita così, G di F X. Però X, G composto F da dove va? Dove è definita? Da dove va? Da X. E dove arriva? La F mi arriva in Y, poi ci applico la G, mi arriva in Z. Non siete rimasti ascoltati una volta, non va più nessuno. Ok?
Ok. Questa si chiama funzione composta. Per vedere se abbiamo capito, prendete le seguenti funzioni: f di x uguale seno di x, questa è una funzione definita da R in R, e g di x uguale x quadro. Chi è g composto f di x? Chi è g composto f di x? Allora, queste due funzioni vanno da R in R, quindi ho x uguale R, x uguale R, 0 uguale R. Chi è g composto f di x? Dai, non è che ci vuole tanto, dai, dovete applicare prima la f e poi la g. Quindi, sen quadro di x, sen quadro di x. Invece, adesso la domanda è: se io devo fare f composto g di x, chi è? Seno di x quadro. Allora, qualcuno quasi ingrippa. Allora, per non ingripparsi, voi fate, questo lo chiamate y. Poi al posto di y sostituite seno di x. E questo è g composto f. Se volete fare f composto g, dovete chiamare questo y e poi mettere al posto di y mettere x quadro. Così uno non... In realtà, quando noi diciamo f di x uguale seno di x, questa è un'altra delle ambiguità della notazione, che quando io scrivo f di x, quando scrivo seno di x, voi lo sapete se è un valore o se è la funzione. Sto indicando un valore o la funzione, dipende da x. Se x lo posso far variare su tutto R e tutta la funzione, se invece x è per esempio pi greco quarti, questo è radical 2 su 2. Quindi quando io scrivo così è ambiguo, si intende un valore in un certo x fissato o la funzione, e dipende, se x è fissato è un valore, se x non è fissato è una funzione. Questa ambiguità c'è su tutti i programmi, anche quelli che fanno calcolo simbolico, su Maple, Derive, Matematica. Se tu scrivi questa espressione, se hai detto che x è la variabile, quello te la tratta per funzione. Se gli hai fissato x, se dici x due punti uguale pi greco quarti, quello plof, qua ti sputa radical 2 su 2. Nei libri talvolta, per indicare la funzione, per non avere ambiguità, si scrive seno di punto, perché chiaramente quando io scrivo punto, punto non è un valore che viene fissato, può indicare solo una cosa che vale. Allora a volte per indicare la funzione si indica questo, a volte nei libri ho visto usare questo, non mi ricordo se il libro di testo usi questa notazione a volte o no, però l'ambiguità è meglio tenersi l'ambiguità che avere a trattare con seno di punto per indicare la funzione. Sen x, se x abbiamo assunto che varia è una funzione, se x abbiamo assunto che è un valore fisso è un valore. Chiaro? Perciò qui voi avevate difficoltà, perché l'argomento è una variabile muta. Quando io scrivo sen x, e non è che lo sto a fare lo stesso x, quando io faccio seno di g di x, ci devo mettere x quadro, no x. Chiaro? F di g di x, chi è? Seno di g di x. G di x è x quadro, seno di x quadro. G di f di x, chi è? Il quadrato di f di x. F di x è sen x, seno di x al quadrato. Cioè non è che ci vuole tanto, dopo un po' uno lo fa, fa 5 esercizi, 10 esercizi, 20 esercizi, 20 esercizi, la capito.
quindi abbiamo capito come si fanno le composizioni. Ovviamente quando si possono fare, perché non sempre, per esempio, se io faccio seno del logaritmo di x, questo lo posso fare per ogni x positivo. Se invece faccio il logaritmo del seno di x, questo lo posso fare per ogni x dove il seno è positivo. Che il seno lo posso fare sempre, poi il logaritmo lo posso fare solo quando il suo argomento è positivo. Quindi con le composizioni dobbiamo stare attenti a quelli che sono i domini. Però nel nostro caso questo lo abbiamo semplificato, perché noi supponiamo che F è definita nello spazio metrico X e va in X, G è definita nello spazio metrico Y e va in Z. Quindi G, il dominio di G, che è Y, automaticamente contiene F. In realtà questo va in f di x, che è contenuto in y, e g va da y. Ma io scrivo questo. Ok? Oh, qui abbiamo solo fissato la notazione, dobbiamo ancora enunciare il nostro teorema. Cosa dice il nostro teorema? Il nostro teorema dice che se il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a L, e se il limite per y che tende a L di g di y è uguale a m, e non basta, dobbiamo aggiungere una condizione, e inoltre vale almeno una tra le due seguenti condizioni. La condizione con un pallino è che G di L faccia M, la condizione con due pallini è che esiste una sfera di centro x con 0 con raggio delta tale che se x è diverso da x con 0, x appartiene alla sfera di centro x con 0 e raggio delta, allora f di x è diverso da f. Queste sono le ipotesi. Adesso abbiamo finito le ipotesi. Allora, tesi. Allora, il limite per x che tende a x con 0 di g di f di x fa m. Ok? Questo è il teorema sul limite della funzione composta. Adesso cercate di seguire il ragionamento, perché io farò qua, lascio lo spazio per la figura, però siccome scrivo abbastanza grande così si vede meglio, qua rifarò la figura, qua diciamo è lo spazio per la figura, però il ragionamento testuale lo farò sull'altra lavagna. Allora, la figura è fatta così: qua c'è m e siamo in z, qua c'è l e
siamo in y e qua c'è x e c'è x con 0. Allora, cosa mi dice la definizione di limite? Dice che quando io prendo, nel caso particolare di R era un intervallo, no? Z meno m valore assoluto meno di x minore. Qua sarà una sferetta di raggio, di un certo raggio x. Allora so, la L la scrivo a sinistra, che ci sarà un'altra sferetta tale che quando vado ad applicare la G, l'immagine di questa va a finire qua dentro. Se però vi ricordate la definizione di limite, il punto L non era tenuto a avere l'immagine là dentro, perché quella condizione veniva imposta agli y diversi da L. Poi andiamo a scrivere. Allora, quindi io fisso una sfera qua, questa è l'idea della dimostrazione, poi la scriviamo per prima. Fisso una sfera qua di centro M e di un certo raggio. In corrispondenza di questa sfera trovo una sfera di centro L e di un altro raggio, la cui immagine va a finire qua dentro, tranne che per il punto L. L'immagine, facciamola un po' più storta, così si capisce che questa è una sfera, questa non necessariamente, perché è un'immagine di una sfera. E si capisce anche che invece il punto L è libero di andare dove gli pare. Con x con 0 abbiamo lo stesso tipo di situazione. Stavolta l'applicazione è f e ci sarà una sferetta di centro x con 0 la cui immagine tramite f mi va a finire qua dentro. C'è sempre il solito problema che l'immagine f di x con 0 potrebbe andare a finire fuori, GDL potrebbe andare a finire fuori. Allora, quando io vado a comporre le funzioni, cosa mi succede? F di x va qua dentro, G di f di x va qua dentro e sto a posto. Sempre sempre? No, non sempre. Se parto da x con 0 vado a finire fuori. Cioè, vabbè, ma non ti importa, che tanto nella definizione di limite x con 0 non conta. Però può capitare anche un altro problema, può capitare che io parto da un altro x, nel primo viaggio, alla prima tappa, atterro su L, f di x valga L, allora g di f di x va a finire fuori. E questo non va bene, perché gli x diversi da x con 0, ma vicini a x con 0, dovevano andare a finire vicino a m. Quindi questo va bene, ma se mi capita che x va a finire su L e poi g di L mi va a finire fuori, questo è un problema. Allora, come si risolve il problema? Evitando che accada. Allora, come si evita che accada? Ci sono due possibilità. Se g di L fa m, allora che cosa significa? GDL stava qua. Allora, anche se io andavo a finire su L, GDL andava dentro, perché M è esattamente il centro di questa sfera. Quindi il problema non si pone più. Oppure, se io prendo questa sfera abbastanza piccola, con raggio per esempio minore di delta, cosa succede? Che se x è diverso da x con 0, f di x era diverso da L, cioè f di x non atterrava su L. Allora, se non atterra su L, g di f di x non è g di f, ma va dentro, dove va, capito? Quindi il modo per rispondere a questo problema è evitare che accada. Okay? Capisco che si tratta, questo è un puro e semplice ragionamento. Se lo volete capire, dovete ragionare, non ci sono alternative, non è che posso prendere, ricordare, che ricordo? Se non ho capito, non ricordo niente, lo ricordo per 3 secondi, dopodiché
si dimentica completamente. Adesso andiamo a scriverlo, quindi andiamo a dimostrare quel teorema di cui abbiamo parlato, che abbiamo iniziato. Allora, andiamo a scrivere dimostrazione, dico sia epsilon maggiore di 0. Allora, poiché il limite, scusate, consentitemi una piccola digressione, non voglio interrompere il ragionamento, però sono costretto a farlo. Ora, avete visto qua che io ho scritto poiché, in realtà molto spesso anche io scrivo perché. Però, mi dovete spiegare perché nella lingua italiana usiamo indifferentemente perché e poiché. Nelle altre lingue non è così. Why? Because. Pourquoi? Parce que. Pacimu. Fatamusto. In tutte le lingue è diverso il perché della domanda e il perché della risposta. Anche da noi ci sta perché e qui. Perché siamo l'unico popolo che confonde le due cose. Allora, se cominciamo a dare alle parole il loro giusto significato, le cose si chiariscono. Poi ci torneremo su questo discorso, ma un'altra volta, perché sennò qua ci interrompiamo troppo. Poiché il limite per y che tende a L di g di y è uguale a m, esiste un, chiamiamolo sigma maggiore di 0, tale che se la distanza in y di y da L è minore di sigma e y è diverso da L, y appartenente al dominio non ci serve perché il dominio era tutto y, allora la distanza in z di g di y da m è minore di epsilon. Vedete, non ho fatto altro che scrivere la definizione di limite nel caso generale. Inoltre, in corrispondenza di sigma maggiore di 0, esiste un delta maggiore di 0 tale che se la distanza in x, qua c'è una via, di x da x con 0 è minore di delta e se x è diverso da x con 0, allora la distanza in y di f di x da L è minore di sigma. Io ripeto, metto qua sigma, per ogni sigma maggiore di 0 esiste un delta tra le due. Adesso io voglio allora prendo la distanza di x da x con 0, la prendo minore di delta e prendo x diverso da x con 0. Abbiamo detto che questo mi dice
che la distanza di f di x da L è minore di sigma. Allora io voglio mettere f di x qui al posto di y. Lo posso mettere? Sì, però mi manca questa condizione, perché se non c'è questa condizione non scatta l'implicazione. Allora qua si scrive f di x sarà diverso da L, e ci metto un bel punto interrogativo, perché se è diverso da L allora scatta che la distanza in z di g di f di x da m è minore di epsilon. E il teorema è finito, perché sono partito da epsilon, ho trovato un delta tale che se la distanza di x di 0 è minore di delta, x di x di 0, allora questa distanza è minore di delta, che è quello che devo dimostrare, la definizione di x. Il problema è: questa condizione è soddisfatta? Allora guardate, qua chiamiamolo delta 0, perché per non confonderlo con quel delta là. Allora delta 0, se io delta lo prendo minore di delta 0, se delta è minore di delta 0 e vale la condizione con due pallini, allora condizione, mettiamo quale? La condizione con due pallini, allora questo è soddisfatto. Per quale motivo? Qua c'è scritto, in quel caso se x dista da x con 0 meno di delta 0, f di x è diverso da 0. E x è diverso da x con 0, f di x è diverso da 0. Allora qua mi costava qualcosa prendere delta meno di delta 0? No, lo prendevo un po' più piccolo. E quindi in questo caso funziona. Adesso voi riscrivete tutta la riga, vi do 10 secondi, 20 secondi. L'altra questione era, l'altra possibilità era se vale la condizione con un pallino. In questo caso, se f di x era uguale a L, se f di x era diverso da L, valeva questa implicazione. Se f di x era uguale a L, g di f di x era uguale a g di L, che era uguale a m, e la distanza di m in z di m da m vale 0. Cioè, se invece della... allora sì, praticamente se vale la condizione con i due pallini, voi qua questa condizione ve la trovate che vale, e quindi potete applicare, potete andare a sostituire f di x al posto di m. Se invece vale quella con un pallino, la condizione non è che vale, allora bisogna fare due ragionamenti. Se f di x è diverso da L, vado a finire qua dentro. E se f di x uguale a L, pure, perché g di L faceva m, e quindi la distanza viene 0. Chiaro? Che è esattamente quello che dicevo prima. O non vado su L, allora se non vado su L, i punti che non vanno su L me li porto vicino a M. Oppure non vado su L. Oppure se vado su L, ma la G porta L dentro e non fuori, cioè su M, allora il problema anche in quel caso non si pone. Quindi questi sono i due modi, con quelle due ipotesi, una di quelle, basta una di quelle due, aggiustiamo il problema. Quindi il teorema è dimostrato. Ora però, questo teorema l'ho voluto dimostrare per un fatto puramente di ragionamento. Allora, qua
se riuscite a capire bene questo teorema, potete aspirare a un moto dal 24-25. Se sto teorema, fino a che sto teorema vi dà problemi, non sperate di prendere più di 22-23. Ok? Non è che sto dicendo che non prendiate l'esame, sto dicendo che se volete testare le vostre capacità dovete scontrare con un teorema del genere. Questa è pura ragione. Adesso andiamo a vedere un caso particolare. Allora, continuità della funzione composta. Abbiamo giusto i 10 minuti per fare questo. Allora, noi sappiamo stavolta che continua in x con 0. G è continua in f di x con 0. Qual è la tesi? G composto f è continua. Alla dimostrazione abbiamo tre casi. Primo caso, x con 0 è un punto isolato di x. La tesi è ovvia. Se un punto è isolato, tutte le funzioni sono, questa è continua in x con 0 per ipotesi, ma questo è continuo perché tutte le funzioni sono continue. Quindi la tesi è ovvia. Secondo caso, che è quello interessante. Allora, x con 0 è di accumulazione in x e y0 e f di x con 0 è di accumulazione in y. Allora, noi cosa sappiamo? Sappiamo che il limite per x che tende a x con 0 di f di x è uguale a f di x con 0. Poi sappiamo che il limite per y che tende a f di x con 0 g di y è uguale a g di f di x con 0. Andiamo ad applicare il teorema dell'applicazione composta. Al posto di f di x con 0 ci mettiamo l. Il limite per x che tende a x con 0 di f di x faceva l. Il limite per y che tende a l di g di y faceva g di l, che è m, perché noi vogliamo dimostrare, dire che f è continuo in x con 0 significa che il limite per x che tende a x con 0 di g
di f di x fa g di f di x con 0, quindi per noi questo è il nostro m. Quindi se io metto f di x qua, comunque questo qua mi tende a m, ma g di f di x con 0, cioè g di l, fa m, perché m è g di f di x con 0, cioè g di l. E quindi in che situazione ci troviamo? Ci troviamo nella situazione in cui vale la condizione con un pallino. Ok? E quindi possiamo tranquillamente concludere. Per il teorema precedente abbiamo che il limite per x che tende a x con 0 di g di f di x è uguale a g di f di x con 0. In verità c'è ancora un caso. Qual è il terzo caso? Allora, il terzo caso è che x con 0 è di accumulazione, ma che f di x con 0 sia isolato. Allora, che vuol dire? Questo ve lo dico a parole, così se la volete scrivere vi dovete andare a rivedere la video lezione, vi rivedete quelle le righe fino a che non lo riuscite a scrivere. In quel caso, siccome f di x con 0 è isolato, vuol dire che ci sta un intorno di f di x con 0 che contiene solo f di x con 0. Isolato, quello voleva dire. Allora, vuol dire che la prima funzione, posso trovare un intorno di x con 0 tra che f di x deve andare a finire nell'intorno che ho stabilito prima, ma se va a finire nell'intorno che ho stabilito prima, siccome ci sta solo f di x con 0, vuol dire che in tutto l'intorno di x con 0, f di x vale esattamente f di x con 0, e quindi in tutto quell'intorno g di f di x vale g di f di x con 0. E quindi quando vado a fare la differenza tra g di f di x con 0 e g di f di x con 0, la distanza viene, non la differenza, la distanza viene 0, che è sicuramente. Quindi in quel caso anche lì è banale, è un po' meno banale del primo caso. Faccio la figura, giusto così. Vuol dire, questo è l'intorno di x con 0, va tutto su f di x con 0. E quindi quando vado ad applicare g, g mi porta f di x con 0 in g di f. Quindi questo va a finire qua e quindi non può andare a finire. Chiari? Questo è il terzo caso. Terzo caso, x con 0, accumulazione, f di x con 0, isolato, fermi. Fermi che non abbiamo finito. C'ho ancora 3 minuti. Più il recupero. Il quarto uomo non ha ancora detto quanti minuti. Si possono dare anche 7 minuti. Allora, quindi che abbiamo fatto oggi? Abbiamo visto, abbiamo dato la definizione di limiti di funzione, poi abbiamo detto inutile rifare la teoria perché tanto ci appoggiamo su quella di limiti successivi. Poi abbiamo visto le funzioni continue, sostanzialmente se il punto è di accumulazione vuol dire che una funzione è continua quando il limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale a f di x con 0. E poi abbiamo cominciato a indagare quali siano queste funzioni continue. Allora, i polinomi sono continui, le funzioni razionali sono continue, quando faccio somme, prodotti, rapporti, fino a che lo posso fare nel loro dominio, queste funzioni sono così. Poi per allargare il numero di funzioni continue abbiamo osservato che seno e coseno sono continue, quindi anche la tangente è continua, anche la cotangente è continua, però ci mancano ancora tutto un sacco di funzioni elementari, per esempio la radice quadrata, ci manca la funzione esponenziale, ci manca la funzione logaritmica. Allora siamo arrivati a questo teorema. Questo teorema ci dice che se io faccio il prodotto di composizione di due funzioni continue, questo è continuo, cioè più precisamente punto per punto, se questo è continuo in x con 0, f
questo è condiviso in F di Sconzelli, il prodotto di composizione è condiviso. Questo mi dirà che quando andrò a fare seno di x quadro è continuo. Questo mi dirà che quando andrò a fare seno quadro di x era continua, quello lo già lo sapevo perché potevo fare anche seno per seno. Questo mi dirà che quando avrò dimostrato che l'esponenziale è continua, anche seno di alla x sarà continua, anche l'esponenziale di seno x sarà continua. Chiaro? La settimana prossima ci occupiamo della continuità della funzione immersa. E poi dobbiamo vedere anche il discorso sulle funzioni crescenti, che oggi non siamo arrivati a fare. Vabbè, per oggi basta.